La quinta serata delle lettere accentuate, stasera abbiamo con noi due ospiti, tra virgolette, illustri, conosciuti, simpatici, a me sono simpatici, tra un po' saranno simpatici anche a voi, una è più bella che l'altra, Antonio Castagna, che ti ricordo un altro. E Chiara Brun all'arpa. Come al solito vi racconterò la mia storia sul tema di questa sera, per proseguire il tragitto che abbiamo fatto durante questo inverno, anche se abbiamo saltato a dire la verità una serata che è quella di Arturo Benedetti Michelangeli, che però verrà fatta il 24 aprile, e arriveranno gli ospiti che devono arrivare allora, per separarmi, andiamo avanti con un altro personaggio di questa specie di saga, Elizabeth Barts. Avete mai sentito parlare di Elizabeth Barts? Qualcuno fa dei sorrisi, però vedo dagli occhi che ne ha sentito parlare, e Elizabeth Barts è una cantante del secolo scorso, non è una delle più grandi cantanti, e ve la voglio raccontare un po' a modo mio, poi loro racconteranno a modo loro, non tanto la Schwarzkopf, ma racconteranno la loro storia attraverso le loro parole. La Schwarzkopf serve chiaramente per mettervi sull'onda della sua. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Eccola qua la mia falso. Questo è stato l'incipit che mi ha portato a conoscere. Un lead molto conosciuto e riproposto da diversi compositori molto noti, ma la versione che sentiremo stasera è quella musicata da Hugo Ball. Probabilmente uno sconosciuto alla maggior parte delle persone, ma un profondo interprete di questo meraviglioso testo, che trova appunto il suo apice nell'essere cantato. Il testo, questa poesia di Goethe, disegna un'Italia che molti di noi in parte conoscono, ma che a Goethe si era palesata solo nel primo viaggio. Questa poesia, questo titolo, Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, fa parte del primo viaggio in Italia. Credo che la Schwarzkopf abbia la forza giusta per raccontare questa visione, che a volte è paradisiaca ed allo stesso tempo infernale, con i suoi draghi nascosti tra le rocce ed i suoi rivi che cantano nelle valli antiche. Mi piace pensare a questa voce femminile ed associarla alla forza degli uomini di montagna di una volta, specialmente in questo meraviglioso tempo. L'invito fatto stasera non è casuale, e le due persone che trovate qui accanto a me oggi credo siano il giusto punto d'arrivo dopo questa breve lettera. Ho scelto la Schwarzkopf perché credo sia una delle più grandi interpreti di leader del secolo scorso, e la sua voce è il colore di un periodo musicale che è stato via via abbandonato o sottostimato a favore di meno più blasonate opere. Non voglio dimenticare i nostri musicisti che hanno fatto dell'opera una grande espressione teatrale, come i nostri Verdi, Rossini, Puccini, e quanti ve ne passano per la mente, ma voglio tirare fuori dal cassetto, solo per un attimo, la poesia di una voce solista che ritengo quasi unica. Tornando al viaggio in Italia di Goethe, mi premevo a farvelo sentire, per comprendere come attraverso il suono della voce cambi pure il colore delle parole. Sembra quasi di camminarne in lungo e in largo questa nostra malnata Italia. Però leggerò anche tutte le righe, tanto per capire, ma è abbastanza breve. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Im dunklen Laub, die goldene Orangen blühen. Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht. Die Myrte,
dire un o per loro per te, pensi e sui, da chi, mettiti per comando lì per sì, pensi da spavo, a sol in ruo, zandar, e splente vai, per scimmer passi di me. Und Marmor Bilder stehen und sehen mich an. Was sagt man mir, du armes Kind, du kennst? Kennst du es wohl? Dahin. Dahin möchte ich mich dir um meinen Beschützer ziehen. Kennst du den Berg und seine Wolken schäfen? Das Maultier wird im Nebel seinen Weg. In schönen, bunten Drachen alte Brut, verstärkt der Fels und über ihm die Flut. Kennst du ihn wohl? Dahin geht unser Weg, o Vater, lass ihn ziehen. Conosci la terra dove feriscono gli uomini, gli aranci dorati rilucono tra le foglie scure, una mite brezza tira dal cielo azzurro, il mirto in moto resta e alto si erge dall'oro. La conosci tu, forse? Laggiù, con te, amore mio, io vorrei andare. Conosci tu la terra? Tutto il riposo su alte colonne. Resplende la sala, la stanza di luce, e si ergono statue di marmo che mi guardano. E cosa ti hanno fatto, povera bambina? La conosci tu, forse? Laggiù. Contegno di canzone io vorrei andare, conosci tu la montagna e il suo sentiero tra le nuvole? Il mulo cerca il suo cammino nella nebbia, nelle grotte vive la stirpe antica dei draghi, si sgretola la ruta e si riesce, si chiudono i tutti. La conosci tu questo? Laggiù, è il nostro cammino, andiamo, padre mio. La terra dove fioriscono i demoni, sembra quasi di sentirne il profumo. Normalmente quando si parla di fioritura non si pensa alle piante, invece qui, vedete, riesce a disegnare persino il profumo con cinque parole che lasciano all'immaginazione tutto il senso di un posto incredibile. Praticamente troviamo la bellezza assoluta in una semplice frase. Conosci la terra dove fioriscono i limoni, c'è l'Italia, vedeva Goethe. E per non lasciarsi prendere dallo sconforto di non riuscire a sentire spesso queste delicate percezioni sensoriali e di trascoltare nella serata, una piccola parte da Di Potestat, la città morta di Congoi, tratto dal romanzo Bruno, la morta, di George Rodenbach, nell'interpretazione sempre della nostra amica. L'ho scelto non tanto per il testo che risulta forte di intenso nel suo passare dal sogno alla realtà senza soluzione di continuità, ma per questo momento, il momento in cui Marietta, la protagonista, canta questa invocazione al Paolo per convincerla che il suo amore arriverà al di là di ogni confine, al di là di ogni confine terreno. La bellezza di ascoltarla solo dalla voce di Marietta, in questo caso lo sbatto, tutto il dialogo viene interpretato solo da sbatto, ne trasforma il senso e la fa diventare solo una storia d'amore. Nell'opera questa parte viene cantata in due da Marietta e da Paolo e finisce con lei che dice beccata senza cantare costume dito e si canta per da canzone gli ha completamente sfregato. Quante volte un testo interrotto al momento giusto per pensare a qualcosa di diverso se si aggiungono poche parole? In questo caso trovo la Schwarzkopf meravigliosa, perché la voglio far sentire nonostante la lingua, nonostante il fatto che probabilmente ben pochi comprenderanno il testo in tedesco, del quale allego la traduzione, non ve lo leggo perché è abbastanza lungo, lo farà sentire la Schwarzkopf.
o se volete vi lascio il testo, lo trovate sul sito. La fine comunque, questa volta, la scriveremo noi, quindi noi faremo in modo che sia di andare via fregati dalla cantona, ma andremo via fregati dalle parole dei nostri due amici e da quello che ci proporranno. E invece questa volta, non l'ho mai fatto, non le farò prossimamente, voglio leggermi la mia poesia, che forse qualcuno conosce, che credo sia abbastanza legata a quest'idea della smarzo, questo soffio leggero. Il saor del vento. Hai mai sentito il saor del vento? Quanto ti viste i lauri screpolati e l'asa dentro imprendendo la bocca fica, profumi di fiorente tu sei là. E ormai da cori al fisto vere tinte, il porta angai da ciò che ti sbindona, cargata ardente, carezza al cuore di mamma, avvento il tuo spavo di un città tra di essi. Hai mai sentito il saor del vento smanioso, a svoltolar le nuvole più negre, a vela sulla pelle che par che piange, e gli occhi che fa ciò che il far benito. Per me senti il saor del vento autunno, col mostro ancora sul voi, castagne sulle brave, ci luce di qua, e invece a contar storie, e un cambio busto e sbaglia tutto passo. Ma tu, per me ascoltare il rumore del vento, correre via tra il porto, donde fraone, quel zifo che ti dice che è San Corvio, e il caso c'è per il cambio di cigaia. Capito? Hai mai sentito il saor del vento, tastando piano un fiorco già la lingua, la sangue più profumo, i pensieri si smanisce, e quel profumo forte che tu scolare. Capito? Hai mai saggato il vento? Adesso. E adesso, prima di passare ai nostri amici, vi faccio sentire il primo canto della Schwarzkopf, accompagnato al pianoforte, che è appunto Canto da Bianco di Citroen. E poi parleremo con i nostri amici, finalmente. Thank you.
giorno, un bel giorno, si sente? Sì? Ede? Allora, un bel giorno mi telefona Martino, il Colodi, che voi tutti conoscete, c'era anche Corrado quella sera, e mi fa, cogliere fare una roba alla Madonna della Luce. Vabbè, era una serata alla Madonna dell'Aiuto, posto qui di fronte vicino a Sorrentano, dove ho incontrato una simpatica fanciulla che suona l'arpa, è Chiara Bruni, la nostra amica che è qui, che vorrei mi raccontasse un po' di come si fa ad arrivare all'arpa. Anche uno si sveglia la mattina e dice, va bene, domani cominciamo a suonare l'arpa. No, secondo me è proprio così. Ah, è proprio così. Una mattina ci si alza, non si sa bene cosa succede nel tragitto tra la camera e la cucina dove si va a fare colazione, e poi a mezzogiorno si torna a casa e si dice alla famiglia, io suonerò l'arpa. È strano. È praticamente un colpo di pugno. È meglio di un moroso. È meglio di un moroso. Perché? Perché quando la si mette via fa silenzio. Beh, insomma. Questo è uno dei vantaggi, diciamo. Non si sa bene se faccio silenzio, perché in qualche modo resta sempre lì e ad attrarti e a dirti in qualche modo toccami, sfiorami, salutami. Cerca di avere un contatto con me, però questo è un amore di più. Ho sempre pensato che questo strumento sia qualcosa di particolare, perché lo devi suonare addosso a te. È uno dei, non dei tanti strumenti che si suonano addosso. Io sono la fisarmonica, si suona addosso, ce l'hai addosso, lo senti addosso. Il suono lo senti dentro, quando credo che per l'arpa sia esattamente la stessa cosa, se non di più, insomma, perché c'è anche la vibrazione che è dietro. Ma perché ci sono, in Italia ci sono solo donne che parlano? No, ci sono più anche uomini. Ah, ma molto ma, bene. Ma in realtà allora l'arpa nasce come uno strumento maschile, in origine. Erano solo uomini, perché la figura femminile storicamente non poteva essere il filo diretto con Dio, con gli dei, con la spiritualità, se non negli Egizi, ma che comunque poi anche lì era una questione un po' diversa, e nei Greci insomma le sacerdotesse, però era l'uomo, anche perché basta guardarlo, si vede uno strumento pesante, faticoso da portare, faticoso da suonare, quindi in realtà è stato uno strumento pensato più per l'uomo. Poi è passato alla donna nel 700, quando ormai già c'erano importanti artisti compositori, perché poi repertorio per arpa non ce n'era, quindi avevamo bisogno anche di quello, e le corti hanno chiamato questi artisti compositori a insegnare alle figlie. Ecco poi dove c'è stato il passaggio, più o meno nel 700, tra l'uomo e la donna. Ah, perfetto, quindi siamo arrivati che l'arpa la sono anche le donne. Anche le donne. Allora, a me mi interessava più sapere chi era la donna Chiara Bruni, più che la sua arpa. Mi piacerebbe che tu ci raccontassi chi sei. Non lo sai? No, sono tante cose. Sono una figlia, prima di tutto riconoscente, cioè i genitori per la strada, che le stanno anche permettendo di fare, perché alla mia età permettermi ancora comunque di studiare, di frequentare un mondo accademico, insomma non è
possono comunque permettersi anche di sostenere i figli. Chiaro. E poi sono sono una persona innamorata di quello che fa e cerca di trasmetterlo anche con l'insegnamento, e quindi sono anche un'insegnante, cerco di formare le mie allieve, ma ho un ruolo diverso da quello di un insegnante come tutti si immaginano. Insomma, il mio non è un rapporto 1 a 20 o insomma non è un insegnante davanti a una classe, il mio rapporto 1 a 1, e quindi spesso con le allieve si instaura un filo diretto dove si entra a far parte più di un nucleo familiare che di un ambiente scolastico, quindi sono anche una confidente. Però anche se parlando di insegnamento dell'arte. Sì. Però alla fine non è solo insegnare a mettere le mani sullo strumento, l'approccio allo strumento, è anche insegnare un po' ad approcciarsi alla vita, perché comunque arrivano da me a 7 anni e poi chissà per quanti anni resteranno con me. E in qualche modo anche dopo, quando finisce un rapporto con l'insegnante, comunque questo insegnante rimane e comunque segna il tuo percorso di vita. Dopo c'è anche il percorso strumentale, musicale, però prima c'è quello. Antonio, mi sono sempre chiesto, ma il direttore del coro cosa fa in realtà? È commercialista, perché è commercialista? No, molto peggio. Ah, sì. Una cosa terribile. Sì, sì. Ingegnere ambientale, ingegnere... No, ingegnere civile. Ingegnere civile e lavoro nel campo delle strade. Troppo buse delle strade. Ah, interessante. Che la parte bassa della Valsugana, se ti interessa. Sì, sì. Ecco, mi trapposto. Ma non è più soldi. Ok, ascolta, ma come mai canti? Ma canto perché da bambino imitavo mia mamma, che era un'insegnante di canto e di pianoforte. Mm-hmm. E mi divertivo a fare la voce da... Mm-hmm. E poi mi hanno regalato una chitarra, e allora mi hanno detto, boh, ti regalo una chitarra, allora ti iscrivo alla scuola musicale. E mi hanno iscritto alla scuola musicale. A Pergine? Sì. Sono musicista 4, nel senso che sono stato costretto, scherzo, con la forza, insomma, e a Pergine, una scuola musicale di Pergine. E insomma, vivendo in una casa, in una famiglia dove mio papà era un pittore, insomma, un artista, mia mamma è una musicista anche lei, perché insegnava, ho sempre respirato, insomma, quest'aria un po' di musica e di grafica, disegno, così, e quindi sul lato grafico ho studiato ingegneria, e sul lato musicale ho coltivato prima la chitarra classica, e poi ovviamente nelle scuole musicali c'è anche il coro, quindi si canta, e ho cominciato a cantare in un coro a Pergine, e poi ho cominciato ad approfondire la vocalità, ho scoperto che era una cosa che mi interessava, e ho studiato canto. E, ah, sei diplomato? Sì, E poi sei arrivato a Cimbra una bella mattina, hai visto? Qua c'è troppa gente, la valle risuona giusta, facciamo un coro. Sì. Così andate? Ah, è stato, facevo il servizio civile qua a Cimbra, e così per ridere proprio una sera d'estate a Ponzac. Sì. E ero io, un altro amico obiettore e due ragazze che operavano presso Valle Aperta. Mm-hmm. E siamo andati a guardare le stelle con la chitarra, e abbiamo detto sarebbe bello fare un gruppo vocale, no? E da lì poi è nato, c'è stata l'occasione, c'erano dei mercatini, era il 1994, quindi c'era la guerra in Bosnia, e sì, c'erano questi mercatini solidali, proposti da Sorgente 90 per raccogliere fondi per questi bambini della Bosnia, sì, e
abbiamo creato un piccolo coretto per cantare spiritual. L'altro obiettore Massimo suonava il pianoforte, poi c'era anche Nicola con Nicola Fadanelli con la viola, c'era anche Martino con la tromba, insomma abbiamo fatto un po' un ensemble così quasi improvvisato, insomma, e poi da lì è nato un coro. Il coro Nuovo Spirito. Qua abbiamo qua alcuni rappresentanti, sì, della CLAC, chiamano Paterino, sì, si è portato alla CLAC. Sì. E... Bene, ma si può sentire quest'arpa? Funziona? Grazie mille. Molto bello, come capirete l'abbinamento con la Svartop credo sia abbastanza azzeccato, perché considero lei
praticamente un passerotto all'interno delle cantanti del secolo scorso, e credo che il fan dell'arte sia così, come posso dire, così leggero e naturale da poter fare da contraltare tranquillamente con questa, con quest'artista. E una cosa che mi è piaciuta prima, quando i nostri due amici sono arrivati, si sono messi d'accordo prima, nonostante avessi detto di non metterci d'accordo, però è stato convincente ovviamente, e hanno provato delle cose molto interessanti. Quindi l'arpa si è rivelata uno strumento non solamente per personale pezzi antichi o per tutti, abbiamo in mente l'intervallo, vi ricordate? Un istante, non so, la toccata di Paradisi, oppure la passacaglia di Handel. Tanti pensano che invece prima mi hanno fatto sentire alcune cose, poi vediamo se sono disponibili a riproporcele. Invece volevo tornare al nostro amico. Come si fa a far collimare il canto col getto di cemento armato? Non lo so. No, anche perché non canto mai sui cantieri, quindi non è che se non ho mai provato. No, non intendevo nello stesso momento, no. Ma nella stessa, all'interno della stessa anima, sì, riuscire a trovare due strade così diverse, insomma. Ma no, ho scoperto che ci sono molti ingegneri musicisti, tra gente che... non so il motivo, comunque sia, anche la musica comunque è una specie di legante tra la letteratura e i numeri, perché la musica è fatta di note che hanno un'altezza, una durata, quindi c'è una base tecnica, ritmica o melodica che ha a che fare con i numeri. Sì, io non sono molto d'accordo su questo, però, però rispetto l'idea. Cioè, per me la realtà, insomma, è anche quella. Sì, dopo la musica è anche emozioni, sentimenti, è come dire, la poesia che viene fuori, no? Però comunque sta di fatto che c'è un legame tra la musica e una scienza più matematica, più meccanica, se vogliamo, come l'ingegneria. Sì. Ma no, chiaro, su una lettura latere chiaramente. Poi ripeto, per me nasce da quando ero piccolo, quindi... E diciamo che non ti sei preoccupato della parte matematica della musica, ma sei andato direttamente sulla parte ludica, diciamo, dell'aspetto musicale. E cosa ci canti? Allora, vi canterei Moon River di Mancini. Da solo? No, con l'accompagnamento dell'arpa, ovviamente, più chiaro. Questo si può spostare? O... Sì, sì. Sì. E non vorrei mai che... Canterò seduto. Prima mondiale, perché... Sì, lo autorizziamo proprio perché siamo buoni questa sera. Thank you.
Antonio l'ho conosciuto per caso alcuni anni fa, una telefonata, l'ho trovato sul numero di telefono, credo non l'abbia dato Giuliana o qualcuno, non so. Lo chiamo e gli dico, ascolta, ti verrebbe di fare una matinée col coro in montagna? Sì, dai, facciamo. È perfetto, dico, facciamo... la data mi sembra che era il 21 agosto, vero? Di 3 anni fa, circa il 21-22 agosto di 3 anni fa, e mi fa, buona, che ora dobbiamo essere su? E gli dico, alle 5 del mattino, e subito la telefonata si è fermata per 15 secondi, e come le 5 del mattino di notte? Sì, in realtà erano le 5:40. Che siamo partiti dalla Maglia Sasso quella volta e l'ha conosciuto lì, ha portato il coro e ho scoperto questa compagine, diciamo, della valle che non conoscevo però nessuno di confine da allora, sono lì un po' allora, ne ho sentito parlare, non ho mai sentito cantare, e in quell'occasione abbiamo avuto modo così di conoscere. Questo modo di cantare insolito, diciamo, per un coro che ci si aspetta a coro di montagna, non è un coro di montagna. Cos'è il vostro coro? È un coro polifonico, un coro misto, quindi è una sua mischia, composto da uomini e donne. E appunto, siccome avevamo incominciato a cantare per l'occasione che ti dicevo prima di Spiritual, e il canto Spiritual è sempre rimasto un po', dire, il leitmotiv, insomma, che ci ha guidato nella nostra storia, anche se poi in realtà abbiamo avuto voglia di affrontare anche altre cose, no? Dalla musica antica alla musica contemporanea, canti africani, gospel, sì, sì. Anche la musica popolare, anche se abbiamo fatto poche cose, però ci piace un po' spaziare, un limite ovviamente della quella che è un po' la nostra vocalità, insomma, cercando anche di accontentare un po' tutti i gusti, ecco, perché... Tutti i gusti del coro del o tutti i gusti del coro? Del coro, sì. Dei coristi. Sì, sì. Ma ci piace molto il gregoriano a loro. Sì? Ma piace molto il gregoriano al coro? No, abbiamo detto... Sì. C'era una domanda, non era una domanda, stavo chiedendo come è nato il coro e cosa fa il coro. E Chiara, a portarsela in giro sta è dura. È anni di ginnastica. No, ma anni di ginnastica, un momento. Fisico. Ma fisico. Quando hai la macchina? Ma prima? Come facevi? Che si sovraccarica di tutte le fatiche anche dopo, in realtà, cioè non è che una volta presa la patente poi uno sarà, sì, anche perché onestamente costa più della macchina, la sì,
quindi devo anche fare il giro con un po' di... Grazie. No, allora, negli anni mi ha resa totalmente autonoma. L'ARPA o il papà? Il papà, nel trasporto dell'ARPA. Mi ha comprato un magnifico carrellino che fa le scale, leggero e diventa molto piccolo. E poi abbiamo pensato un modo per fare poca fatica a infilare l'ARPA in macchina e quindi così. Infatti sono arrivata da sola. Sì, sì, ho visto, infatti l'hai scaricata da sola, ho cercato di fare il cavaliere, ma non ha funzionato il gioco. Però quando c'è, poi aiuta. Ma cosa vedi negli occhi dei ragazzini quando... Quando vedono l'arte? Quando vedono l'arte. Perché, cioè, perché vedono il pianoforte, dicono, lo strumento che conosce... un'arpa, questo effetto sembra quasi che vedano qualcosa di magico. Anche i maschi? Ah sì, anche i maschi. Poi magari non il maschio fa fatica ad approcciarsi perché comunque l'arpa è visto come strumento femminile. Invece ma no, so che i grandi artisti francesi sono maschi. Quale? Cosa sentono loro? Vedo... Cosa provano loro? Sì, sì, non so, mi è sempre interessato questo. Io, quando avvengono queste bambine a fare la lezione di prova, che in genere si inizia così, no? Il percorso adesso, si fa una lezione di prova con l'insegnante e un po' si cerca di capire, l'insegnante cerca di capire se il bambino o la bambina, insomma, è portato per intraprendere quel percorso lì e il bambino cerca anche di capire se l'insegnante gli va bene. Perché appunto come dicevo prima abbiamo un ruolo dedicato, il bambino lo capisce subito. E io gli chiedo ma perché hai iniziato l'arpa? E i bambini di adesso rispondono l'ho vista nei Teletubbies. E io ok. Io avevo... Io l'ho vista negli Aristogatti e poi so che c'era nei Barba Papà. Ma si giovano per i Barba Papà. E io avevo un'arpa che ho venduto appunto a Robert Viteruzner, che è quello che accompagnerà la prossima volta, un'arpa celtica, acquistata per caso, neanche perché, e quando l'ho data da suonare, la risposta è stata, non sono neanche a bon di suonare la chitarra che aveva solo 6 corde, con tutte quelle corde lì, ma se quasi ognuno la sa. Questa è stata la risposta, quindi da lì ho capito subito che c'è questo problema. Però io ci ho provato a... è molto interessante questo strumento. E non so se avete fatto caso, ma volevo raccontare a lei, perché mi piacerebbe che vi raccontasse lei. Ha anche i pedali come il triciclo, un po' di più del triciclo, no? Però che servono a modificare l'altezza delle corde, ma ve lo racconta magari la nostra amica che lo sa meglio di me. Viaggio con 7 pedali, 7 perché 7 sono le note. Allora il pedale funziona, è praticamente un'evoluzione del tasto nero del pianoforte, quindi mi permette di, in gergo, alterare la nota, fare i diesis e i bemolle, perché questa, cioè la cordiera così, sarebbero solo i tasti bianchi, quindi tutte note naturali. Già in passato, diciamo 1500, giusto per capire un attimino anche il percorso dell'evoluzione dello strumento, l'arpa era sì conosciuta, ma come strumento tonale. Cioè, iniziava e finiva un brano in quella tonalità lì, e quindi ecco perché non c'è repertorio per arpa se non da
dal 700 in poi. Quindi i compositori ci hanno un po' abbandonate perché non potevamo accompagnare i cantanti, non potevamo suonare con altri strumenti e allora non ci volevano. Hanno pensato un metodo facile, secondo loro, per ovviare a questo problema, ovvero l'aggiunta di una o due cordiere ai lati di quella principale. Quindi diventavano o due e o tre file di corde tutte parallele oppure inclinate. Però diventava difficile da suonare perché andava infilato il dito tra le corde magari che vibravano per andare a prendere quelle al centro, quindi era complicato. Allora ecco che siamo state dimenticate un'altra volta. Perché difficile da suonare, difficile comporre per uno strumento così. Finché più o meno a metà del 1800 un costruttore di pianoforti, che era Erard, francese, con l'aiuto di artisti compositori che avevano studiato quest'arpa a due o tre ordini di corde che oggi conosciamo come l'arpa barocca, hanno pensato il movimento del pedale. Allora, noi azioniamo con il piede, è una leva, allora è una leva che parte appunto dalla base, mi spiace che purtroppo non riesco ad alzarla. Io schiaccio e se voi guardate qua sopra si muove, la corda rossa, sto muovendo la corda rossa per me, si muovono queste due forcelline qui. Allora all'inizio è stata inserita una sola forcellina di queste, quindi si poteva fare solo un semitono, era più semplice. Poi si è evoluta e quindi ne hanno aggiunto un altro, per cui l'arpa diventa da un movimento semplice, quindi un solo movimento, a un movimento doppio. Mi fate sentire. Questo è un do bemolle. Io schiaccio il pedale, la rotellina stringe la corda, questo diventa un do naturale. Io lo schiaccio ancora e si chiude anche la seconda forcella. Questo è un do diesis. Questa cosa qui, per tutte le sette note, e quindi io non ho sette note, ma nove. Quindi questo, insomma, hanno perfezionato questo metodo anche per permetterci di suonare in orchestra, perché altrimenti rimanevamo fuori anche da quel mondo lì, e quindi tutte le belle arie d'opera accompagnate con l'arpa non ci sarebbero oggi. E i pedali sono stati inseriti proprio per poter ampliare il nostro repertorio e darci molte più possibilità di esecuzione. Questa, diciamo, è l'arpa moderna. Adesso chiaro posso incorreggere, Wagner la usa nell'anello del Nibelungo, ne usa 5, 6 sono, cioè, 2 sul palco e 4 nella fossa orchestrale. E Wagner è un compositore complesso, non complicato, quindi la sua scrittura è molto articolata. E utilizzare un'arpa tipo un'arpa celtica sarebbe insufficiente, no. E forse non sarebbe credo che la pista si sarebbe sparata prima, sì, di sì, sicuramente, diciamo che l'arpa celtica è quella che ha senza pedali, quella che diciamo, poi magari scusami di lei. Invece Antonio, con la voce come si fa a fare tutte queste cose, come si studia? Mi ricordo quando ero a Bolzano che era a scuola al Rainerum, era proprio di fronte al conservatorio dove insegnava un po' prima, qualche anno prima, non tanto della verità, Arturo Benedetti Michelangeli, e c'era sempre un
mattine che faceva vocalizzi per 3 ore, una roba allucinante. Allora, avete 12 anni, allora era allucinante, oggi sarebbe bellissimo. È cambiata un po', diciamo, il mio approccio ai vocalizzi. E cos'è i vocalizzi? Non sa nessuno. No, allora, il discorso del canto si basa fondamentalmente la cosa più importante è la respirazione, diciamo così. E sulla respirazione si basa poi la forza, l'intensità che riusciamo a dare alle note, a quello che stiamo cantando. La tecnica di respirazione è fondamentale sia per il canto lirico, ma anche per il canto, per la musica leggera, per qualunque tipo di espressione. Direi che la respirazione, penso, mi confermi, è importante per qualunque cosa facciamo nel campo della musica, perché il respiro aiuta aiuta a procedere del ritmo, aiuta l'interpretazione delle frasi, aiuta tante cose. Quindi, e poi una cosa importante nel canto è imparare a usare la voce in funzione anche delle lettere che stiamo cantando, no? Cioè, perché fare una A, fare una O, fare una E, fare una I è un processo dove la difficoltà aumenta, no? E io da piccolo mi domandavo, ma perché Pavarotti canta N, canta N, D, no? E dopo ho scoperto che cantando, no, ci sono alcune cose che è meglio fare, perché sennò altrimenti ti va il suono in gola, non viene bene, le chiuse invece che le aperte, insomma, ci sono tanti piccoli trucchi, no, che magari un profano non capisce, no, e ascolta l'opera e dice, questa roba, no, perché ci fa fatica. E poi dopo, quando ti misuri, no, con queste difficoltà, poi capisci perché, diciamo che, specialmente nel canto lirico, un certo tipo di atteggiamento della bocca, della vocale, è fondamentale per riuscire a fare quello che fanno i cantanti lirici. Già nella musica leggera si riesce a cantare in maniera più naturale, no? Più con l'aiuto anche del microfono, magari. Sì, sì, chiaro. Ma secondo te aiuta un po' il canto a sentirsi meglio? Ah, sì, sì. Perché? Beh, il canto è catartico, secondo me. Cioè, cantare libera, è come proiettare le proprie emozioni, i propri stati d'animo, i propri sogni anche, i propri desideri, e proiettarli nello spazio che ti circonda, no? Quindi, specialmente sotto la doccia, dove c'è questo ambiente favorevole, no? Vaporoso, sì. Aiuta. A me piace, insomma. Poi dopo anche il discorso della respirazione, secondo me è una cosa che fa bene proprio. Cioè, la respirazione diaframmatica che si usa nel canto è una respirazione che, a detta degli addetti ai lavori, ma anche di non addetti ai lavori, è una respirazione che fa bene, è la stessa respirazione che si usa nello yoga, sì, sì, ma si fa anche suonando uno strumento tipo la fisarmonica, che sembra assurdo, non lo sapevo, ma devi fare, persona non riesce a controllare quello che stai facendo. Quindi allora c'è da sentire? No, il canto. Sì, dovevo anche. Non so, dicevi tu se vuoi farci sentire. È più alto il posto dove arriviamo? No, non è più alto il posto dove arriviamo. Il posto dove arriviamo, partendo da Lemolini, è alto quasi uguale, qualche metro. È vero? Però per arrivarci dobbiamo andare su e tornare giù. E quindi, diciamo, su questo Antonio ci ha un po' giocato. Avevi detto, a dire la verità, sì. Dese minuti. Sì, infatti la mattina, quarto la sera diventava 20 minuti, un quarto d'ora, e la mattina diventa 40 minuti. Ma ti, perché te eri con Maldeschina, sì, esatto. Ma però diciamo che la distanza è abbastanza relativamente piccola. È stata una bellissima esperienza con loro, col coro, perché intanto credo sia stata una performance unica il fatto di farli cantare assieme al DJ.
accompagnati di Tiridù, la parte di Basso Pontino, quando avete fatto la parte dei Gregoriani, sì, per esempio, sì. Gregoriani, sì. Figurati, vero? Sono Gregoriano figurato. Figurato? Sì, no? Per più voci, lo so. Era, diciamo, era una rielaborazione un po', sì, sì, del Gregoriano, sì, quindi c'era un tema gregoriano, poi sì, figurato, c'era un po' figurato. Sì. E vi racconto una cosa dell'Elisabeth Schwarzkopf e poi chiediamo alcune cose alla nostra amica. Per ricollegare la Schwarzkopf a tutto questo ciclo, vuol dire che la Schwarzkopf ha fatto un'incisione con Glenn Gould, che è il prossimo del ciclo, quello che sarà il 10 di aprile. Inciso gli Ophelia's Lieder di Strauss, sono tre canzoni di Shakespeare musicate da Richard Strauss. Allora vi dico cosa racconta la Svarte. Cioè, poi è stato riportato su YouTube. Comunque, nel 1966, la sua collaborazione con Elisabeth Schwarzkopf, registrando gli Ophelia Lieder opera 67 di Richard Strauss, fu ritenuta un fiasco assoluto. La Schwarzkopf credeva nella totale fedeltà della partitura, alla partitura, ma obiettò sulla temperatura dello studio di registrazione. Lo studio era incredibilmente caldo, era una persona freddolosa, Glenn Gould, diciamo che 40 gradi nello studio, perché ha fatto un concerto a Gerusalemme il 15 agosto col cappotto e i guanti, cioè, sarà anche 1000 metri in Gerusalemme, però voglio dire, cioè, ma che è in Finlandia. Comunque dice, lo studio era incredibilmente caldo, che può essere un bene per un pianista, ma non per un cantante. La gola secca e alla fine è la fine per quello che riguarda il canto, ma abbiamo insistito comunque, non è stato facile per noi. Gould cominciò improvvisando qualcosa di straussiano, è la prima volta che si vede, pensavamo si stesse riscaldando, ma no, continuò a suonare così fino alla fine della registrazione, quasi che le note di Strauss fossero un semplice pretesto che gli permettesse di improvvisare in libertà. Risultato? Alla terza, dovevano uccidere altre cose, Buddha ha detto forse meglio se non andiamo avanti, e hanno abbandonato tutto quanto, poi ve li farò sentire. E la casa di incisione praticamente è messo in un cassetto sta roba, che è stata recuperata dopo tanti anni appunto per questo, diciamo, gioco del destino, che ha fatto sì che due personaggi di grandissimo spessore artistico siano arrivati al punto di fare una cosa insieme, poi decidere insieme che non andavano d'accordo, quindi non andava bene, quindi ognuno avrebbe fatto la propria strada, mentre l'altro avrebbe fatto la propria strada senza seguire. E nella prossima vi racconterò cosa è successo tra lui e Bernstein. Chiara, ti è mai successo? No. Di avere un così forte contrasto con qualcuno con cui hai suonato? Sì. Il problema è stato che nessuno cedeva. No, succede perché per me è già più difficile, perché comunque l'arpa è uno strumento tendenzialmente solista. Sì. Quindi suoniamo da sole, al limite due accompagniamo qualcuno, però se vediamo che non c'è sintonia all'inizio, cioè ci abbandoniamo. Però quando siamo costretti a dover lavorare con qualcuno, ognuno resta fisso sulla sua idea. Poi, si improvvisa all'arpa? C'è qualcuno che improvvisa, sì, all'arpa? C'è
Io ho conosciuto un francese al Castello di Pergine l'anno scorso, ho fatto un bellissimo concerto. Era? Può essere. Beh, non so se era lui, però... Ah, non fa parte del percorso? No? No? No. Ah, pensavo che ci fosse. Abbiamo trasporto, prima vista, sì, sì. Tutte quelle cose un po' noiose e molto chiuse, però l'improvvisazione che comunque ci aiuterebbe anche molto per cercare di far capire magari di più le nostre intenzioni, le nostre idee, anche capire le nostre capacità. Ci sono altre facoltà, diciamo, musicali? Bisogna iscriversi adesso in qualche dipartimento jazz. Ah sì, però basta. Purtroppo serviti comunque da pianisti perché il percorso di alta jazz non c'è. Quanto saresti un artista jazz dentro di te? Ma diciamo che prendo la vita con jazz, ma dire che sono un artista jazz... Ma che ti senti? No. Non ti sono bene. Però ogni tanto ci provo per. Ah, vuoi provarci anche qui? Prego. Vuoi provarci anche qui per far contento il papà? Oddio. Ma non è un brano proprio genere, è una cosa Thank you.
600. È morto circa... È spagnolo, Sarzeda? È spagnolo, ma adottato francese. Nel senso che per noi, pur avendo il cognome spagnolo, è un compositore che appartiene all'area francese. Molto interessante, è stato molto interessante questo punto di vista sull'arte, perché ha aperto un po' di, perlomeno a me, ha aperto un po' di orizzonti che non erano chiarissimi. No, lui è stato uno dei primi compositori che ha sperimentato con l'arpa, perché i glissati con le lingue che lui faceva così, i battiti sulla tavola, sono cose molto moderne. Adesso poi hanno aggiunto, c'è un compositore, lui invece francese, vivente, perché è del 1948, quindi ha inserito anche quello che noi chiamiamo glissato viscerale, che è questo. Non è l'unico, però sì, abbiamo un po' una riscoperta dello strumento, non più uno strumento dolce, melodioso, ma uno strumento già più aggressivo. Sì, per me non mi sembrava aggressivo. Perché questo era un brano molto delicato. No, appoggiamo la mano. Sì, suoniamo e appoggiamo la mano. Anche se nel 1870 era stata progettata un'arpa con l'ottavo pedale che andava a stoppare le corde, poi però già l'effetto era complicato, appunto. Interessante, adesso vi faccio sentire la Schwarzkopf nel pezzo di Korngold, di Totestadt. Il primo quadro. Thank you.
avete sentito, c'era un'arpa che accompagnava nelle parti di Sabianchi questo pezzo. Ma una domanda per Antonio, una domanda molto personale che andrà a incidere molto sul suo rapporto familiare con la moglie. Una volta negli anni 70 chi aveva la chitarra cuccava, cioè non c'era storia, chi suonava, cioè. E chi canta, lirica, cucca. Stai mentendo? Sì. Stai decisamente mentendo. Sì, scusatamente. Non lo so. Ma ti sei portato una canzone d'amore da dedicare a qualcuno? No. D'amore? D'amore, sì. Da dedicare a qualcuno o... Ho una canzone da dedicare a qualcuno, poi lui saprà, o lei saprà se d'amore. No, se... Non ho portato canzone da dedicare. Non hai portato nessuna dedica, no, per nessuno. Vorrei pensarci. Vuoi pensarci o vuoi cantarla? Ti è mai capitato di cantare da solo? Sì. Solista? Solista? Solista da solo, senza nessuno strumento, senza niente. Un canto gregoriano. Temevo che mi facessi. Un canto gregoriano. Lo farai da solo un canto gregoriano? Sì, sarà da solo. Lo sì. Sentiamo uno? Va bene. No, voi vi meraviglierete di questa cosa, però il canto gregoriano ha una caratteristica che, essendo un canto monodico, quindi con una voce sola, fatto da una sola persona che sa controllare la voce, è un'altra storia. Allora, vi canterò un gregoriano che si chiama Regina Celi Lettaro. Loro ridono perché... Però... Perché la conoscono già. Sì, va bene. In 1200 anni l'avranno conosciuta. Se volete fare il bordone non sarebbe male. No, non siete autorizzati a fare il bordone. No, non siete autorizzati perché vogliamo sentirla come...
Ecco, questa parte non ci crederete, ma questa non era preparata, ve lo garantisco, perché lui non se lo aspettava che glielo chiedevo questa cosa. Ma secondo voi, visto che siete due musicisti e quindi, parlate bene o male la stessa lingua, cosa è questa, la musica classica? Io ho una mia idea, però vorrei sentire da voi, cos'è secondo voi? Perché nel tempo io capisco che la musica classica è Schoenberg, ai tempi di Schoenberg la musica classica era Mozart, ai tempi di Mozart la musica classica era Frescobaldi, ai tempi di Frescobaldi non c'era altro. E per voi che cos'è questa cosa? Come la raccontate questa cosa? Come la vivete più che altro questa cosa? Cosa vuol dire per voi la musica tra virgolette classica? Cioè tra 100 anni Vasco Rossi sarà musica classica? Com'è? Probabilmente sì, ma spero di no, nel senso che spero che ci sia qualcuno che magari anche nel 2000 ci sarà un Bach, un Beethoven, che non si chiameranno così, ma magari avranno un modo di scavalcare di questi cantanti che ci sono. La musica classica per me è una possibilità. Mi permette di esprimere qualcosa di mio, qualcosa che ho dentro, magari che voglio, non proprio che voglio necessariamente trasmettere a qualcuno, però mi permette di fare quello. A volte se sono triste, con lo stesso brano trasmetto tristezza, oppure felicità, questo mi permette di fare, perché non ha parole, ma non sono tanto le parole, è proprio che oggi la musica che ascoltiamo oggi, perché alla radio passa solo quella, ci impone un certo stile, cioè Vasco Rossi lo cantiamo tutti nello stesso modo. Cosa diversa è sentire un cantante lirico, la stessa aria, due cantanti, stesso accompagnamento, stesse parole, la cantano in modo diverso. Questo è la musica classica per me, è una possibilità di espressione. So, per me la musica classica è una cosa che ha preso una forma ben definita, la differenza invece della musica popolare, della musica rock, che è ancora in evoluzione, no? È una musica anche improvvisata, perché penso che Vasco Rossi se fa 100 concerti Alba Chiara magari la canta in 100 modi diversi, no? Magari cambiando anche le parole, magari perché? Perché è una musica che viene dal suo, è una musica sua, e ogni volta la rielabora. La musica classica dal punto di vista quantomeno formale delle note, della struttura, è, come dire, qualcosa che ha preso una forma ben stabilita. Dopodiché, come dice Chiara, sta agli interpreti leggerla in modi diversi. Diresti la stessa cosa di Berio? Di Berio? Sì. Sì, no, immagino che Berio... onestamente non ho mai fatto niente di Berio, quindi no. Però so che è un po'... tante armonie, ad esempio per la Barberia, anche scritto per sì. Ma credo che, non so, la musica, io vedo sì. Sì.
credo che dietro la musica classica ci sia qualcosa di, ci sia una ricerca, ci sia una scuola, no? Che che dà dei prodotti, che sono delle composizioni con una struttura che quantomeno nel suo evolversi segue una certa evoluzione, no? Siamo dalla musica tonale alla musica dodecafonica, ci sono delle varie, come dire, delle correnti che si susseguono, che vanno alla ricerca di nuove sonorità, di nuove armonie, di nuove, e vengono fatti dei, vengono composti dei brani che sono per certi versi statici, no? Io lo vedo così, no? Cioè, per certi versi statici, sono stati formalizzati con delle note, eccetera. E viceversa, la musica ad esempio di Vasco Rossi, per esempio, o di Rolling Stones, non ha subito ancora questa formalizzazione. Magari fra qualche anno, fra 50 anni, ci sarà qualcuno che la trascrive, che la farà la versione di Alba Chiara per orchestra. E allora magari si dirà che Alba Chiara, scritta per orchestra, è un brano classico. Vabbè, ci sono dei concerti per Ocarina sola, sì, e sono classici. L'orchestra di una volta, no, ma è difficile dare una risposta perché spesso perché la mia domanda non era tanto rivolta a quello che è la musica classica, ma quello che è per te, cioè quello che tu senti di un classico. Io ad esempio sento come classico quasi tutto quello che ascolto, quasi tutto, veramente sono allargato, direi, dico arrivare a dire che Vasco Rossi è classica, ma neanche arrivare a non dirlo. Quindi sono un po' in bilico su quella cosa, perché vorrei vederla magari nel tempo più avanti, capire com'è questa cosa. Credo che ai tempi, tanto per tornare a un nome che ho fatto prima, ad Arnold Schoenberg, nel 1907, quando lui è uscito con la sua parte di dicafonia e tutto il resto, sicuramente tutto l'entourage dei compositori ha detto è finita la musica classica, e invece no, e invece non è stato così, invece è ricominciata. Non so se avete avuto mai occasione di sentire Der Klärte Nacht o il quartetto. Der Klärte Nacht è un capolavoro assoluto. E no, era solamente questa la cosa. Invece ci raccontate ancora qualcosa o mandiamo a casa la gente così col disturbo? Sì, ad Antonio. No, a casa ho dei CD ad esempio dell'Iliard Ensemble, non so se conosci, o sì, oppure dei Dalli Scholar, ci sono dei gruppi che... È stato un periodo della mia vita, sì. Li ho ascoltati perché mi piace la loro vocalità, e quindi dopo in realtà in questo momento non è che ci pensavo. No, ma ascolto molto, sì, mi piace ascoltare molto, mi piace ascoltare jazz, mi piace ascoltare la musica leggera inglese. Non so perché, ma mi piace più cantare in inglese che cantare in italiano. Non so quale sia il motivo, sarà esotismo, però forse... Inglesismo. Inglesismo.
Ci cantate ancora qualcosa? Fate... Invece io, no, volevo aggiungere una cosa. Ho apprezzato molto la parte gregoriana perché difficilmente è... si sente qualcuno cantare gregoriano con poco vibrato. È molto difficile. Normalmente il gregoriano lo senti con un vibrato eccessivo che si stacca veramente da quella che è la, come si può dire, la pulizia della partitura. È il canto stesso nel gregoriano che deve dare il suo tocco di vibrazione, non la voce. E ho apprezzato molto da parte di Antonio questa, questo essere parco nel vibrato, molto leggero, che è molto bello. Sì, sì. E ci raccontate ancora qualcosa voi due o ve ne andate così senza pudor? O c'è qualcuno che deve fare una domanda? Può imporsi la signora? Può imporsi la signora? Abbiamo un, abbiamo un obbligo. Vabbè, non volevo alzarmi in piedi perché prego. Più consono, però di fronte a questa avevamo proposto prima per questo pezzo di utilizzare un attrezzo in macchina, ma abbiamo soprasseduto per ovvie Mommy.
dire qualcosa? Sì, ok. Prego. Grazie, c'era maestri che voleva fare una domanda. L'ultimo brano che hanno ascoltato, che secondo un po' la domanda prima di il fatto che infatti. Ah no, chiaro, infatti la mia domanda è retorica per stimolare un po' le persone. Infatti, come dice bene Roberto, la canzone Summertime, che è quella che ho cantato di Gershwin, in realtà viene da un'opera un bel po' più grande, si chiama Porgy and Bess. È un'opera teatrale, un'opera lirica, a suo modo, jazz, scritta da Gershwin, che ha una sua struttura veramente interessante, come poi diceva anche l'amico Antonio, nella sua forma anche su carta, quale poi riproporla in diverse maniere attraverso altre persone senza bisogno di dover sentire chi l'ha fatta. Allora, la serata finisce qui, spero vi sia piaciuta. Era una serata un po' anomala rispetto alle altre, perché abbiamo sempre avuto due personaggi diversi nelle altre serate. Era un musicista, uno scrittore, un poeta e un musicista. In questo caso sono due poeti musicisti a loro modo. E abbiamo parlato appunto della Schwarzkopf, ti farò sentire ancora qualcosa, ma cerco di benissimo di azzardi, lo teniamo come chiusura, lo considero la chiusura, il loro Summertime. E la prossima volta ci sarà una persona che arriva apposta dalla Galizia, spagnola, e quindi da Finisterre, che è Zucker Daniel di Schuller, con l'amico Robert Mitterrutzner, che qualcuno che voi conoscerà, che ci racconteranno un po' la loro storia sulle orme, su questo personaggio strano che è Glenn Gould, con tutte le sue problematiche di rapporti con le altre persone. E sul tavolo vi ho lasciato un piccolo gettiliano per chi fosse interessato, e la settimana prossima facciamo di nuovo uno spettacolo che abbiamo fatto 2 anni fa con Martino e Robert Mitterrutzner, che si chiama Nugole, e Respiri Gancui, e al teatro di Ora, al vecchio teatro della stazione, cioè al teatro della vecchia stazione di Ora, esattamente quello, perché c'è sul tavolo. Se fosse interessato, può venire, la porta è aperta, l'ingresso è libero, è riuscita come vi pare per la situazione unicamente. E a proposito di questa stazione, se volete fare in modo che questa baracca stia in piedi e vi è piaciuta la serata, se volete contribuire con qualcosa, volete lasciare un'offerta per l'associazione Sorgente 90, è lì.
Io spero che la sera vi sia piaciuta e che partecipiate anche alle due prossime. La prossima è il 10 aprile, l'ultima è il 24 aprile con Arturo Benedettini Pelandini, anche se fuori dal giro, però la facciamo lo stesso perché la serata sarà molto interessante. E ringrazio per la partecipazione, prima di tutto voi, perché se non ci siete voi in questa serata non c'è niente. Tra noi tre abbiamo fatto una partita 3-7 e la scusate. Così, 3-8. Esatto. E poi ringrazio Chiara Brun per aver partecipato. Cantante, dottore, gran pasticcione, maestro Antonio Castagno. I miei due aiutanti in campo, Luisa. E come sempre ringrazio Sorgente 90 di aver fatto questa baracca in mezzo a una valle dove si può fare qualcosa di bello. Famosa registrazione di Glenn Gould con Elisabeth Schwarzkopf. Grazie a tutti, buonasera.